dalla collettivizzazione della mia biblioteca personale, del mio archivio personale. Per anni ho tenuto questo materiale a disposizione del pubblico e poi ho chiesto al Comune di Napoli di mettere a disposizione un locale. Nel contempo proponevo al Comune di fare una biblioteca in lingua per gli immigrati, perché Napoli è l'unica grande città d'Europa che non ha nulla del genere. Un centro culturale multietnico per gli immigrati, autogestito da loro, un centro di documentazione sui paesi di provenienza delle immigrazioni, più una serie di servizi di biblioteca a domicilio per le categorie disagiate, impossibilitate ad accedere alle biblioteche, come malati, infermi, carcerati, portatori di handicap e cose di questo genere. E infine anche una ricognizione dello stato delle biblioteche scolastiche a Napoli per poterle riattivare o mettere in condizioni di funzionare, perché sarebbe l'unico modo di avere sul territorio di tutta la città una rete funzionante di biblioteche e quindi anche di punti di aggregazione, di fruizione e produzione culturale. Il Comune aderì a questa proposta dopo la bellezza di 5 anni circa. Abbiamo visto metà del patrimonio. Quindi partiamo? Partiamo dalla prima consigliatura della Iervolino, per intenderci. E finalmente mi hanno assegnato questo spazio come ripiego a altri spazi, comunque l'importante è che ci sia stata questa assegnazione. Però il Comune, per mancanza di fondi, rinviò tutto alla data da destinarsi. Non solo la messa in sicurezza e a norma di questo locale per poter farlo funzionare come biblioteca, ma soprattutto gli mandò ad altra data la possibilità di sostenere quei servizi che noi avevamo proposto, perché non c'erano fondi. Abbiamo allestito tutto con le nostre risorse, ma proprio tutto. Abbiamo cominciato a funzionare in modo del tutto ufficioso, perché non possiamo aprire formalmente al pubblico, perché non ci sono le condizioni normative perché questo avvenga, tipo, che ne so, l'accesso per gli handicappati, un sistema anti-incendio a norme, cose di questo genere. In attesa che il Comune si decida a farlo, abbiamo cominciato ad allestire e abbiamo aiutato anche una serie di studenti, di dottorandi, a fare le loro tesi e cose di questo genere. Abbiamo fornito anche a biblioteche di altre città e perfino di altri paesi d'Europa materiali che avevamo qui nei nostri fondi. In più, siccome questa non è soltanto una biblioteca, ma è un centro culturale, quindi è previsto anche dalla convenzione fatta con il Comune, abbiamo fatto una serie di attività a tutto tondo. La LES è stata una delle associazioni con cui abbiamo interloquito per fare queste attività. Abbiamo spaziato praticamente dalla solidarietà con gli immigrati e i rifugiati politici insieme alla LES, alla musica, al teatro, alla fotografia. Tempo del forum. Ma abbiamo fatto di tutto. In realtà abbiamo interloquito con oltre 50-60 strutture associative di diverso genere, di diversa natura. Praticamente in media in questi spazi, in un anno e mezzo, ci sono stati come minimo ogni giorno, anche quelli festivi, una media di 2-3 eventi. Quindi questo è lo spazio centrale principale, praticamente. Se vuole, perché questo è uno spazio che abbiamo dovuto dividere in questo modo, perché c'è il vincolo della sovrintendenza che non ci ha consentito di mettere degli spazi divisori stabili. E la cosa è andata avanti fino a questo momento esclusivamente sulla base di lavoro volontario e assolutamente gratuito di tutti. E nell'accordo con il Comune era previsto che questo spazio ci fosse assicurato, agibile in ogni momento, in ogni condizione, e che era custodito con sistemi di vigilanza diurno e notturno, di videosorveglianza e cose di questo genere, perché come lei ha visto queste volte finestre sono di facile effrazione.